Razze, razze e grande ignoranza. Leggo un portentoso articolo sul Fatto Quotidiano. Sentiamo. Giovani antisemiti. Fratelli d'Italia in tilt per la seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage. Sentite, sentite la grande ignoranza, sentite. Difficile in effetti per la vicepresidente della commissione segre sull'odio antisemita restare in silenzio di fronte a una militante che nel filmato afferma, sentite cosa afferma questa militante della destra, due punti aperti di virgolette. Gli ebrei sono una casta, campano di rendita in virtù dell'Olocausto, sono troppi. Io la disprezzo come razza, perché oggettivamente è una razza. C'è la razza ariana, c'è la razza ebraica, c'è la razza nera. Chiuse le virgolette, punto. Sentite la grande ignoranza. Prima, dicono che gli ebrei sono troppi, ma come? Noi che ebrei non siamo, siamo mi pare 7-8 miliardi. Gli ebrei in tutto il mondo sono 20 milioni. Come fanno a essere troppi gli ebrei? 20 milioni. 10 milioni nello Stato di Israele e gli altri 10 milioni sparpagliati un po' dappertutto. Noi siamo 8 miliardi, 7-8 miliardi. Gli ebrei sono soltanto 20 milioni. E poi non è una razza. Non è una razza. Gli ebrei non sono una razza, gli ebrei sono tali in virtù del fatto che ogni ebreo è un ebreo se è nato da mamma ebrea, ma può essere nato in Africa o in Russia. Ancora oggi si parla di ebrei sefarditi e di ebrei ashkenaziti. Non è una razza quella ebraica. Capito? Dice che sono troppi ebrei, sono 20 milioni in tutto il mondo, noi siamo 8 miliardi. Beh, io questo articolo del Fatto Quotidiano e ve lo metto nel riassunto del video, così voi lo potete leggere nell'interezza e capire quanto è grande questa ignoranza, dico, questa ignoranza antisemita, antigiudaica, antiebraica. A tutti tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni.